Ciao ragazzi, buonasera e benvenuti a Cinepatia, la seconda puntata che dedichiamo a Beccate sta classifica. In questo caso è una classifica e tra l'altro vedevo effettivamente nella prediretta che abbiamo, insomma, un po' di volti, un po' di volti ci sono. Questa sera facciamo la puntata dedicata al cinema internazionale, in cui andremo a mettere assieme una trentina di nomi più delle menzioni speciali, come al solito, che abbiamo deciso di mettere fuori classifiche. Io sono qui, come al solito, con Alessandro Ponziani. Grazie per essere con noi, Alessandro. Ciao, ciao Teo, ciao a tutti ragazzi. Oggi, insomma, anche perché l'altra volta la classifica degli attori italiani ha scaldato gli animi, ho visto, le Sì. persone erano belle agguerrite. Oggi penso ancora di più, perché, voglio dire, stavolta, insomma, la classifica non è stata facile farla, perché, insomma, No. ragazzi, 30 attori internazionali più bravi, vedete voi, insomma, ci direte. È molto difficile racchiuderlo in 30 nomi, anche ammesso di averci messo delle menzioni differenti. Ecco, questa sera, fra virgolette, forse potete prendervela un po' di più con noi, nel senso che abbiamo trovato talmente tanto obbrobriose molte delle classifiche che abbiamo Sì. visto che abbiamo dovuto metterci mano. E io volevo anche aggiungere che, ragazzi, soprattutto perché chi ci segue magari ha un'età un pochettino inferiore alla nostra, insomma, che magari non conoscerà alcune delle facce che però, ragazzi, vanno inserite quando si fa una classifica dei migliori 30 di tutti i tempi, ovviamente avremo modo di scoprirle assieme, o no, Alessandro? Ma Certi sì, nomi. assolutamente, io penso che è anche un nostro intento, no? Cioè, è È quello di, questo. appunto, di chiaramente un ragazzo giovanissimo non può conoscere tutti gli attori che nomineremo. Per cui, insomma, quando voglio dire, li sentite, se non li conoscete, li conosciamo insieme, ecco. Così, Esatto. vedendo le loro foto e guardando e parlando di loro. E parlando di loro. Prima di andare a bomba, Alessandro, mi è venuta in mente una cosa, in realtà, durante la prediretta, che questo è proprio un live, perché mi è venuto in mente che non abbiamo incluso in realtà un attore che probabilmente non sarebbe, non potevamo includere nei 30, ma che forse meritava una menzione, che è Gene Wilder. Prima di incominciare, cioè, voglio dire, un attore feticcio di Mel Mel Brooks, Brooks, ma assolutamente. ecco, non ci è proprio venuto in mente, perché ragazzi, Ma fra tanti no, però assurdo, ma pensa che io ho fatto proprio, ho postato una foto sua dove c'era scritto Remembering G. Wilder, perché comunque c'è stato l'anniversario purtroppo della sua morte. Poi tra le altre cose anche il figlio adesso fa l'attore e dicono anche che è molto bravo. Però sì, insomma, ci guardi ragazzi. A parte che io ho cambiato l'immagine del mio profilo con le foto di lui e Peter Boyle che fa Sì, la creatura sì, sì. in Frankenstein Junior, che vabbè, te lo lascio immaginare. Però insomma è Willy Wonka poi, no? Infatti io ho scritto Willy, sì, Per perché cui, vabbè, così, prima di incominciare, adesso un andiamo doveroso omaggio. subito, però effettivamente Gene Wilder forse non rientra tra i 30 migliori attori di tutti i tempi, anche perché magari un po' cristallizzato su alcune parti in particolare del Certo, cinema, però. certo. Ecco, abbiamo cercato anche, ragazzi, di mettere assieme quello che abbiamo visto delle classifiche con un aspetto di plasticità, di adattabilità a vari aspetti del cinema, perché altrimenti non si può fare una classifica No, che sia istruttiva, esaustiva, esatto, certo. perché altrimenti sarebbe, ci rientra dentro un po' chiunque. La Comunque. qualunque. Ragazzi, andiamo a bomba e partiamo con la posizione numero 30 della classifica, e nella posizione numero 30 troviamo un'attrice, non un attore, e andiamo subito a bomba con Ingrid Bergman. Per noi sarebbe come dire guardarci in faccia e dire: "Eh vabbè, che vuoi dire? Eh vabbè, che vuoi dire?"
Allora, Però no, veramente, a parte lo vedete tutti, la bellezza proprio fuori dal comune. Allora, questa è un'attrice, una diva, perché era una diva, che ragazzi ha avuto, chiaramente è stata al centro anche di fatti extra cinema per la sua chiaro. relazione con Rossellini, perché quando ha avuto questa relazione è stata ostracizzata un po' da Hollywood e tutto quanto. Però insomma non deve passare in secondo piano, come abbiamo detto con te mille volte, la sua bravura. Perché Esatto. allora, prima di tutto, ha lavorato con dei registi che sono annominati Hitchcock, per esempio. Scusate, non penso che, non credo che, insomma, Non ci sta debba molto da dovrei dire. aggiungere altro. Cioè, ci ha fatto film come Notorious che sono rimasti nella storia del cinema, nell'immaginario collettivo. Poi però anche con Rossellini in Italia, lei ha fatto dei film fondamentali come Europa 51, come Stromboli, insomma, ha fatto una serie di film con questo genio tutto nostro italiano, come Rossellini, che parlano da soli. Secondo me ci doveva stare perché sono quelle carriere esemplari, quelle carriere poi molto variegate, perché lei era svizzera, no, scusami, svizzera, era svedese, Svedese, sì. svedese, veniva in Italia, poi ha lavorato a Hollywood, insomma. Rendetevi conto che è una donna che ha viaggiato il mondo e ha lavorato con tutti. Sì, Quindi senza contare, ragazzi, che è stata protagonista del film probabilmente più famoso della storia di Hollywood, che è Casablanca di Michael Curtiz, con un altro personaggio che avremo modo di nominare questa sera, e quindi voglio dire, non il più bel film della storia di Hollywood, ragazzi, però probabilmente uno dei ah, più insomma, famosi, se figurerebbe non. però perché è un mito, sono quei film che hanno, oramai contano ancora di più che per la bellezza, per lo statuto di leggenda, di cult, che Sì, ormai di icona, d'icona, diventano delle bravo, icone, esattamente. assolutamente sì, cioè il finale con loro all'aeroporto ormai è leggenda. Citato peraltro in una dozzina di altri film, in Sì. alcuni film rifatti, cioè, a parte, Sì. Woody vabbè, Woody Allen che ne ha fatto Allen, un vabbè. Sì. veramente, veramente eccezionale. Va bene ragazzi, Ingrid Bergman al numero 30, incominciamo con la nostra classifica che al numero 29 vede arrivare un attore, secondo me, ecco, io l'avrei messo più su. Il problema è che questa sera mi viene sempre da dire li avrei messi più in Su, su, certo. perché siamo all'interno dei 30, ma poi nei 30 Dell'eccellenza. siamo veramente in alto. Scomparso da qualche giorno, quindi da pochissimo, il nostro Donald Sì. Sutherland, attore veramente in grado di interpretare la qualunque nella sua carriera. Tutto, tutto. Io, per me è stata una brutta notizia, una bruttissima notizia, perché ho letto poi, mi permetto di dire, un editoriale di Film TV in cui si parlava di lui. E lo descrivevano, adesso non ricordo bene le parole che hanno usato, però mettevano l'accento su quello che hai detto tu, sul fatto che ha veramente interpretato tutti i personaggi che poteva. Ha esplorato ogni gamma interpretativa, da Altman, con cui ha fatto Mesh, piuttosto che altri film, a 900 con Bertolucci, al Casanova di Fellini. Per esempio, lui è in un film che io adoro, che per me è un cult, che è A Venezia, un dicembre rosso shocking, dove è strepitoso con Julie Christie. Quindi era veramente, aveva una facilità impressionante nel cambiare faccia, pelle, con un volto che si impone, perché comunque aveva un volto non ordinario. Spesso sapeva essere folle Sì. lui. Sapeva essere, insomma, interpretare personaggi profondamente instabili, Sì. perché e 70 ha segnato il cinema, perché con Clute,
ti ricorderai, con Jack Fonda, con appunto con Altman, con cui ha avuto questo sodalizio insieme a Elliot Gould, no? Altro Sì. grandissimo attore. E c'era, faceva parte di quel gruppo di attori sicuri, di quelle sicurezze del cinema, per Sì. cui ancora adesso se ne parla, perché poi lui era molto attivo finché non è morto, eh. Sì. Beh, hai cominciato a lavorare veramente ai originari film di noir, potremmo chiamarlo horror, ma si tratta della fine degli anni 40 con Vincent Price, cioè giovanissimo, Giovanissimo, è ha vero. fatto anche dell'horror fantascienza Come negli anni no? 80. Sì. Ha fatto veramente di tutto e aveva una gamma, aveva tra l'altro il comico. Il comico amaro nella sua espressione in questa pazzia che tu hai descritto in tanti film che magari erano declinati invece sul thriller, eccetera. Per cui veramente un gigante. Però Assolutamente. per forza di cose, questa è la classifica, come abbiamo detto, dell'eccellenza, sono i 30 e quindi bisogna considerare un Metterlo po'. da qualche parte, purtroppo. Questo è, ragazzi. No, lo dico anche perché, cioè, purtroppo le classifiche prevedono dei posti, al di là della bravura immensa degli attori coinvolti, quindi Esatto. purtroppo, insomma. E per esempio, per il posto appena sopra, il numero 28, ci siamo presi la responsabilità di mettere, fra virgolette, un giovane attore che in realtà credo che abbia già 50 anni, ma un Sì. giovane nel senso che della giovane Hollywood, ecco, della Hollywood Assolutamente. contemporanea, ma che si è imposto con 7-8 pellicole, bam, 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 ed è diventato un attore che a scanso, se voi lo guardate, senza doppiatura, senza doppiaggio, ma lo guardate in originale a scanso della sua forte declinazione di linguaggio, che spesso lo avvicina a personaggi del sud degli Stati Uniti, perché ha proprio questo tipo di ma è riuscito a diventare al momento una di quelle icone che potrebbe gestire il tempo. Stiamo parlando di Matthew McConaughey al numero 28 della nostra classifica. Sei d'accordo, Alessandro? Sì, perché io te l'avevo detto quando ne abbiamo parlato prima. Io all'inizio a lui non gli davo veramente una lira, perché pensavo, sta facendo dei filmetti. In effetti, lui all'inizio non aveva magari ancora ingranato. Poi, però, come hai detto tu, ha inanellato una dopo l'altra una serie di parti memorabili. Noi abbiamo citato spesso con te, perché l'abbiamo visto e ci è piaciuto, Dallas Buyers Club, Capolavoro, capolavoro, dove veramente. lui effettivamente mette spavento, perché anche per la trasformazione fisica, che è stata una delle più scioccanti della Hollywood recente, perché si è dimagrito talmente tanto che era anoressico. Eh sì. Chiaramente doveva fare un malato, quindi lo ha fatto soprattutto per quello, però ciò non toglie che lo sforzo è stato degno di nota, e poi che lui è stato bravissimo, si è meritato l'Oscar. Ma insomma, lui ha fatto per esempio Killer Joe con Friedkin, dove fa sto killer completamente psicopatico, si è prevestito di nero truce, che è memorabile. Veramente, nella ultima fase della sua carriera ha creato dei personaggi, ha interpretato dei personaggi che lo hanno imposto. Sì, e tra l'altro, insomma, Dallas Buyers Club, tra l'altro, è una pellicola di valore sociale importantissimo. E Assolutamente. riesce a reggere anche il registro grottesco satirico, riesce a reggere la serietà di un film di fantascienza, si sta imponendo, riesce a reggere le situazioni della frenesia americana, della metropoli, quindi Assolutamente, È un assolutamente. attore che si sta decisamente imponendo. Un attore al 27 della nostra classifica che si è già imposto invece e che magari questo è un attore per cui alcuni di voi potrebbero dirci: ah, meraviglioso, dovevate metterlo più in alto, come alcuni potrebbero dire: ma insomma, però secondo noi, Gary Oldman merita la posizione numero 27. Grandissimo, grandissimo attore. Anche lui camaleontico, decisamente. Questo non saprei. Allora, guarda, prima di tutto lui
a quella formazione di cui tante volte abbiamo parlato in teatrale. Sì. Cioè, voglio dire, lui comunque ha la tecnica, però non ha solo quella, perché veramente, io mi ricordo che lui quando era giovane ha fatto quel film Sid & Nancy su Sid Vicious, no? Quindi dove praticamente c'era la descrizione del punk, ma dell'era punk, cioè già lì si vedeva la sua energia, no? All'inizio di quando era giovane, poi dopo naturalmente lui ha dato prove continue però della bravura, finché addirittura è andato a vincere l'Oscar facendo Churchill, ma truccato in maniera tale da rassomigliare talmente tanto e da essere un camaleonte, Sì. veramente Their a darkest spavento, hour, l'ora più buia. l'ora più buia, dove è veramente oggettivamente spaventoso, però ha dato anche altre prove nei film di Nolan, dove fa il poliziotto che è amico di Batman, di Sì, Christian Bale. sì. Perciò, insomma, è un altro di quegli attori buono per tutte le stagioni, io lo definirei. È assolutamente, qualcuno di voi magari ci dirà un titolo sopra gli altri, che non è magari il suo miglior film, ma in cui lui fa una partecipazione importante, che è Leon, per esempio, Assolutamente, ma un come altro no? film, così come Dracula, in cui fa Dracula, Dracula Bravo, di Bram Stoker. è vero. Insomma, Ha è... raggiunto pure la popolarità con ruoli, insomma, conosciuti veramente da molti, perché Dracula, io una volta mi è stato chiesto quale secondo me era il Dracula migliore. È vero che ci sono stati Christopher Lee, insomma, ce ne sono stati tanti, però insomma il Dracula di Oldman nel film di Coppola è veramente, oltretutto, ultraromantico. Sì, beh, è stato probabilmente il primo Dracula, secondo me, ad abbandonare gli aspetti più stereotipati della teatralità di Dracula storica e anche di quello che era un certo horror acchiappaconsensi della Hammer. È stato il primo Dracula perché allora. Dracula è Bela Lugosi, si è anche fatto seppellire così e quindi vabbè, è Bela Lugosi, però stiamo Certo. parlando ovviamente degli anni 20 e 30 e stiamo parlando invece di una vera rivoluzione con un'interpretazione veramente psicologica al massimo. Allora ragazzi, 27 Gary Oldman, al 26 troviamo un'altra attrice. E un'attrice che potrebbe scatenare anche qui delle chiacchiere, diteci voi. Io sono abbastanza d'accordo e mi è capitato con questa attrice la stessa cosa che è capitato ad Alessandro con Matthew McConaughey. Cioè, ho fatto molta fatica all'inizio perché ho detto, ok, questo ruolo in un film della storia del cinema e poi dopo, boh. Non so effettivamente che attrice sia, però poi mi è cresciuta e stiamo parlando di Jodie Foster, stiamo parlando quindi di il numero 26 della nostra classifica. Che cosa ne pensi, Alessandro? Beh, lei veramente, ragazzi, ha cominciato ragazzina. Addirittura faceva le pubblicità dei pannoloni da bambina. Dopo è stata una star Disney perché faceva i film della Walt Disney, no? Che sono stati un po' una palestra per lei alla fine. Certo, non erano sicuramente, erano gradevoli ma non memorabili, però per lei sono stati un incentivo a fare di più dopo. Dopo, obiettivamente, lei ha fatto dei personaggi, primo fra tutti quello di Clarice Sterling in Il Certo. silenzio degli innocenti, che insomma, penso che sì, oramai si è imposto nell'immaginario collettivo. Direi di sì. Fa questa gente molto volitiva, però lei ha vinto pure due Oscar, un altro l'ha vinto con Sotto Accusa, dove faceva questa ragazza violentata in un bar. Quindi un film dalla forte valenza sociale, no? Come giustamente hai detto tu. Ma è una donna poi molto intelligente, dal quoziente intellettivo molto alto, una donna molto istruita, insomma, si vede anche però quando la vedi sullo schermo, è molto volitiva, Sì. molto d'autorità quando la vedi nei film. Secondo me è giusto perché è sicuramente una delle star femminili più
importanti di Hollywood. È lontana da quel divismo tipico di un sacco di attrici che diventano famose, che poi dal punto di vista attoriale probabilmente hanno poco o niente da dire, è assolutamente Assolutamente. lontana da questa dimensione, per cui insomma. Sì. Un'attrice che non può essere considerata lontana dal divismo, ma contemporaneamente bravissima, e storica, forse qui dovremmo introdurre qualcosa in più riguardo al numero 25 della nostra classifica, ancora un'attrice, e troviamo una delle persone più importanti della storia di Hollywood, ovvero Lorraine Bacall, o Bacall come viene pronunciata, però insomma, guardate che standing, e soprattutto vado a fare anche un piccolo zoom su quello che era il viso rettile di... Oh, spoilerato il numero prossimo! Ah, andata. E vabbè, ragazzi, Vabbè. ci avete sgamato per questa roba. Volevo un attimino fare questo zoom. E vabbè, il prossimo, per fortuna, abbiamo spoilerato qualcosa che abbiamo trattato in una trasmissione. Esatto, Quindi, bravo, quindi. tutto sommato. E così incominciate eventualmente a dire la vostra, perché magari ci direte, insomma, numero 24. Va bene, Lauren Bacall, o Lauren Bacall, moglie di una colonna del cinema, se non la colonna del cinema, che dopo diremo, dai, non lo diciamo subito, che ne dici? Una grande attrice, Una interprete. grande attrice, elegante, sofisticata, per alcuni molto algida, perché effettivamente aveva una bellezza inarrivabile, era veramente un fascino magnetico. Però è un'attrice dalle molte capacità, perché ha fatto sia la commedia che il dramma. Io ricordo, per esempio, quando lei fece Come sposare un milionario con Marilyn Monroe, che insomma, è un film veramente, ragazzi, che vi invito a vedere perché ridi dall'inizio alla fine con Marilyn che non porta gli occhiali perché gli occhiali non si portano e va a sbattere alle porte, cioè straordinario, con queste tre ragazze che effettivamente poi alla fine sono ambiziose e spregiudicate, arrivano a New York e vogliono i soldi, vogliono il marito con i soldi. Però Lorraine Bacall ha fatto anche molti film col marito di cui non diciamo il nome, film noir che sono leggenda ormai. È difficile citarli senza citare il marito, però vi basti dire che hanno fatto la storia del cinema e facevano parte di tutto quell'immaginario alla Marlowe, di detective privati alle prese con Femme Fatale, con Dark Lady, e lei è stata la quintessenza della Dark Lady. Assolutamente. Io vado a togliere un attimo, anche se adesso avete evidentemente sgamato perché era impossibile, magari insomma, e fosse stato un altro il caso della gaffe, sarebbe stato più difficile sgamarlo, ma in questo caso quella faccia era impossibile non andare a scoprirla. Procediamo immediatamente al numero 24, vediamo i nostri amici se sono d'accordo, diteci cosa pensate di questo nostro aver deciso di inserire John Belushi al 24 della classifica dei 30 attori migliori di tutti i tempi. Cosa ne pensate? Ma io sono curioso di sapere cosa ne pensano, perché questo è un attore che alla fine, purtroppo, per quello che è successo, per la morte prematura, Eh già. si è imposto alla fine con pochi film, cioè magari più di un altro attore che nomineremo dopo, però comunque si è imposto con un pugno di film, ma guarda caso che oramai sono leggenda, noi l'abbiamo già trattato in un'altra puntata che è piaciuta a tutti, in cui veniva fuori il suo istrionismo, la sua genialità, la sua irriverenza, Esatto. e comunque ragazzi ha fatto questi filmetti tipo Hannibal House, Blues Brothers. Ormai è chiaro a tutti che ha gli atti come leggenda, indipendentemente dal fatto che qualcuno magari possa dire che per lui non è uno dei più bravi, si sta nella classifica pure per altro, si sta nella classifica pure perché sei una leggenda, sei diventato una leggenda e lui lo è. Senza contare che il registro drammatico aveva appena incominciato probabilmente a saggiarlo, Purtroppo, cosa sì. che sarebbe potuto diventare qualcosa a causa Assolutamente.
della sua capacità di interpretazione satirica che scadeva tranquillamente, insomma, nel drammatico, secondo me, della provincia americana, come abbiamo detto. Andate a riprendere la puntata di Cinepatia dedicata a John Belushi, ma I vicini di casa, l'ultimo film girato con Dan Aykroyd prima della morte, ne dà un'immagine, sebbene ancora all'interno di un ambiente grottesco, ne dà un'immagine diversa da quella che noi conosciamo. Poi le parti che lui sceglieva di fare non erano per niente sotterranee, ecco, rispetto alla realtà in cui viveva. Quindi assolutamente no, direi. Quindi John Belushi al 24, diteci che cosa ne pensate, ragazzi. Adesso ci sono due o tre posizioni occupate dai bellissimi, che oltre a essere bravi sono stati anche probabilmente i più amati dalle donne, ecco, dello charme, eccetera. E incominciamo con questo signore qua. Incominciamo con Steve McQueen. Ragazzi, magari per i più giovani non è una faccia così nota, ma Steve McQueen è Steve McQueen, non può non stare in una classifica dei primi. Vasco cantava: voglio una vita spericolata, voglio una vita come Steve McQueen, ragazzi. Perciò un motivo ci sarà se Vasco ha eletto Steve McQueen a emblema della vita spericolata, perché questo signore qui aveva delle passioni, no? Ti ricorderai, oltre il cinema, che era la moto, dei viaggi, delle donne, perché c'era una vita che sicuramente, più che spericolata, era una vita vissuta, perché purtroppo anche lui è morto alla fine giovane, ma quell'astro di tempo ha dato sfogo alle sue passioni. Uno che correva, poi faceva addirittura, come un altro di cui parleremo dopo, le corse anche, Steve McQueen. Steve McQueen è quello che gli americani chiamano coolness, cioè al culmine, secondo molte donne, della figaggine, cioè era uno di quegli attori che piaceva, ma soprattutto le donne sbavavano, perché leggo ancora adesso, quando fanno i post, commenti di ragazzine, che adesso sono ragazzine, che dicono: non so quanto è figo questo, quanto è bello questo e tutto quanto. Quindi era sicuramente un attore che puntava molto sul fascino. Però ha fatto dei film importanti, La Grande Fuga, ne vogliamo parlare, Bullet, ragazzi, Cincinnati Kid, ha fatto una serie di film importanti. Bullet io credo che sia un film che possano conoscere anche i più giovani, però non si sa mai, insomma, anche per... Ma infatti, ragazzi, se non lo conoscete, io vi inviterei, quando avete tempo, di vederlo, perché poi tra l'altro è stato pure fatto un remake con Mickey Rourke. Ma per dire che comunque è un film che si è imposto a livello di immaginario. Quindi... Del resto, forse anche lì, anche su Mickey Rourke abbiamo fatto una puntata, e Mickey Rourke si è avvicinato, almeno per una porzione della propria vita, a quel tipo di divismo di Steve McQueen, considerando anche la bravura attoriale. Steve McQueen, tra l'altro, scomparso proprio, come dicevi giustamente tu, al culmine della sua figaggine, perché è morto a 50 anni nel 1980, e quindi, insomma, è rimasto come icona anche lui, così come è rimasto come icona, però di icona un altro genere, per quanto bello, eccetera, ma con un altro livello, non voglio dire di eleganza, però di presenza scenica, che comunque l'ha reso uno degli attori più famosi di tutti i tempi, che è Cary Grant. Insomma, come vedete, l'imposizione... Questa è l'eleganza fatta uomo, perché guarda come tiene in mano questa sigaretta, la posa, i vestiti, la perfezione dello stile. Mister Commedia, anni d'oro di Hollywood, film con Katharine Hepburn, James Stewart, da Susanna ai film con Hitchcock, Caccia al ladro piuttosto che Intrigo internazionale, ragazzi. Quella scena in cui lui si getta per terra con gli aerei che passano sopra di lui è stata rifatta da Vincent Gallo, lo ricorderai, in Arizona Dream di Kusturica. Ma questo per dire quanto queste scene, pensa, manco i film, certe scene si impongano proprio come iconiche, ormai fatte.
riproposti. Ecco, io spero che arrivi questa cosa, nel senso che poi magari tanti giovanissimi vedono quella scena iconica degli aerei, però magari non si chiedono neanche, no, chi è quell'attore lì, perché sai, magari Quell'attore. le immagini vanno via veloci. Ecco, ragazzi, Certo. stiamo parlando di quest'uomo, questa eleganza fatta persona, Persona. Cary Grant, veramente, Cary e Grant. siamo al 22 della classifica, quindi adesso ne arriva un altro. Qui veramente siamo nella zona, concedetecelo, più figaggine per quanto concerne Assolutamente. anche il gentil sesso che può amare questi Adesso attori. vediamo che dirà, sì, infatti, che dicono, perché Però vediamo un po', perché io poi da questo punto di vista ho scelto delle foto anche un po' a pennello e abbiamo un uomo, insomma, molto ragazzi, io qui vi chiedo soltanto, bello. chiedo agli uomini, chiedo se quando guardate con gli human non vi vengono i complessi, perché a me mia cugina, dico un dettaglio personale, ogni tanto mi dice, fanno dei post, ma per ridere, vi dico, dove scrivono, ricordatevi che c'è stato Paul Newman e E voi non quindi siete, mi pare il Marchese del Grillo, io sono lui e voi non esatto. siete un cazzo. L'ho Esatto. detto, però per dire che, insomma, ragazzi, mi sembra evidente che questo era considerato uno degli uomini più belli di Hollywood, che era bravo, perché era bravo, però veramente qui è stato uno dei casi in cui poteva scomparire la bravura, perché Oriana Fallaci disse a Paul Newman, mentre lo intervistava, lo dico per farvi capire, c'aveva gli occhiali da sole, la Fallaci gli ha detto, si tolga gli occhiali da sole, guardi che essere bello mica è una colpa. No, per Grande dire, no? Cioè, capito? Per Oriana farti Fallaci. capire. Cioè, dove? Forse lui la viveva addirittura, non dico come una colpa, però sapeva benissimo di essere apprezzato dal pubblico femminile soprattutto. E poi, insomma, era evidente. Però ha fatto dei film importanti, ha fatto Butch Cassidy e Billy the Kid, ha fatto, insomma, moltissimi film con grandi autori, ha fatto La gatta sul tetto che scotta, ragazzi, cioè è un attore, ha Il selvaggio, ha Sì. Ha fatto dei grandi film, fatto lo grandissimi. spaccone, ha fatto anche dei film, delle commedie, cioè ha fatto la stangata, per dire. Cioè, Cioè, ragazzi, La stangata, solo il motivo musicale oramai se lo ricordano tutti, insieme ad un amico di cui poi parleremo, però, insomma, voglio dire, è uno di quegli attori che rischia di far passare in secondo piano la bravura perché l'aspetto era quello che insomma. decisamente, decisamente, c'è poco da dire. Davvero. Al numero 20, quindi entriamo nei primi 20, ce n'è un altro che è uno di quegli attori che ha conservato, forse proprio nella mezz'età, ecco, è diventato da questo punto di vista un'icona di fascino e di bellezza più che da giovane, anche se non è che fosse un brutto uomo anche da giovane, però un grandissimo attore, e numero 20 della nostra classifica, stiamo parlando di Robert Redford. Insomma, Qua ragazzi, infatti parlavo prima, non ho voluto spoilerare, grande amico di Paul Newman, con il esattamente. quale ha fatto La stangata, ha fatto Butch Cassidy and Sundance Kid, quindi Butch Cassidy da noi, cioè ha fatto dei film che si sono imposti negli anni 60-70. Questo è un altro di quegli attori che rischia veramente di passare in secondo piano come interprete perché effettivamente era bello a tal punto che le donne gli scrivevano lettere, insomma, il pubblico femminile impazziva. Basterebbe come eravamo con Barbara Streisand, in cui c'è lei che sta sempre lì a guardarlo come se fosse una statua. Però era molto una star liberal. Paul Newman, sì, scusami, Robert Redford è stato uno dei primi divi di Hollywood veramente emblema dell'America liberal e ha fondato il Sundance Redford, che è un festival di cinema indipendente che vuole aiutare i giovani registi. Quindi è uno che ha tradotto in fatti concreti il suo animo liberal.
Esatto. Grandissimo, grandissimo attore. Ragazzi, anche qui, come lo ripeto un'altra volta, attenzione che la classifica a certi posti sembrerebbero bassi, ma perché sono 30, Così, quindi va così, ragazzi. Ce non c'è. lo Poi dobbiamo fare una ragione. diteci la vostra. Un Eh beh, attore certo. che è uno dei re della commedia americana. Anche in alcuni casi con degli accenni e delle capacità drammatiche assolutamente non in secondo piano, ma sicuramente re della commedia e in coppia con un amico che non citeremo adesso, con un amico attore, ma che arriverà, è questo signore qua che è Jack Lemmon. Insomma, Jack Lemmon ha fatto insomma dall'appartamento alla strana coppia. A qualcuno piace caldo, Ma insomma. qua storco, forse mi permetto di dire, qua storco un po' il naso perché, insomma, veramente stiamo parlando dei più bravi. Non era facile, come hai detto tu, fare questa classifica, metterlo più avanti, più indietro. Questo è un attore che era veramente bravo, ragazzi. Cioè, quando tu lo vedevi, sapeva dare come pochi corpo all'animo umano. Quando nell'appartamento che tu citavi di Billy Wilder fa Bellissimo. questo film, ragazzi, che invito tutti a guardarvi, ma non perché voglia salire in cattedra, ma perché vi dico che l'ho rivisto ultimamente e fa ridere, ma pure piangere. Perché lui fa questo Cici Baxter, questo impiegato che deve purtroppo un pochetto di deferenza ai suoi capi, ma poi per fortuna si ribella per amore. Lui, né come nessun altro, era sapeva dare corpo all'uomo medio, con tutte le frustrazioni, pure perché l'aspetto glielo permetteva, perché, per carità, era un bell'uomo, ma non appariscente, era un uomo che poteva fare un uomo dimesso, l'uomo medio, quello frustrato sul lavoro, che vuole però riscattarsi. Tutti noi, tra virgolette, perciò ci deve stare, perché era un fuoriclasse assoluto. Un fuoriclasse assoluto. Tra l'altro, citando a qualcuno piace caldo, Vabbè, a perfezione. mi viene anche in mente che oltre alla donna che tu hai appeso, ah no, perché è un'altra stanza, ok, Sì. esatto, oltre a Marilyn, io darei una voce, visto che non c'è in classifica, a Tony Curtis, Assolutamente. papà di Assolutamente sì. Jamie Lee Curtis, Esatto. altro Assolutamente. grande attore, insomma, del Altro cinema. grande attore che ha fatto pure lui personaggi pure scomodi, ha fatto lo strangolatore di Boston. Sì, altro bell'uomo che veniva anche molto visto per quello, però ha fatto anche dei grandi film con Blake Edwards, insomma, con Jack Lemmon ha fatto più di un film ed era bravo. Sì. La grande corsa, ragazzi, di La grande corsa, Blake di cosa stiamo Edwards, parlando? che mette assieme praticamente un rifacimento in film di quel, non so se vi ricordate quel cartone animato con le macchine, tutte strane, c'era il gruppo di cattivi, c'era Penelope con la Strepitoso. macchina rosa. Ecco, loro due fanno in particolare, lui fa Dick Dastardly, vi ricordate questo nome? Dick Dastardly lo fa Jack Lemmon Sì. in quel film eccezionale, con tra Assolutamente. l'altro a questo punto, visto che siamo in citazioni, Mattley, il cane che ride sempre, è umanizzato ed è interpretato da Peter Falk, il tenente Colombo, per chi Perché non è. non esatto, John Cassavetes. E ragazzi, procediamo perché insomma Jack Lemmon ci sta assolutamente Beh. al 19 e al 18 abbiamo uno dei più grandi attori della storia del cinema per quanto mi riguarda. Anche qui io l'avrei messo più su, ma non si può. Stiamo parlando di Robert Duvall, un altro Vabbè, ragazzi. personaggio. Qui lo Ora, vediamo in Apocalypse Now. qua dico solo che io non riesco mai a credere che quest'uomo qui ha esordito nel buio oltre la siepe di Esatto. Mulligan, dove faceva questo Buil, questo ragazzo mentalmente ritardato, no? Però, insomma, quindi tardi poi, perché non Sì. aveva proprio 20 anni quando ha iniziato lui, ma dopo, come tutti i vini che
invecchiano bene, più è andato avanti, più ha dato il massimo di sé. Qua, ragazzi, c'è questa frase che tutti hanno, alcuni hanno stampato sulle magliette, adoro l'odore del napalm al mattino, di un film che qui voglio fare voglio stare in cattedra una volta. Questo film va visto prima di morire, assolutamente, Punto, fide, punto. punto, perché ha dato il definitivo, è stata la definitiva epigrafe della guerra del Vietnam e non solo. Coppola disse che leggeva Cuore di tenebra, l'aveva davanti mentre scriveva la sceneggiatura, con questi attori, vabbè, che non hanno, sono senza commento. Poi parleremo anche di altri, ma insomma, lui ha fatto una carriera esemplare, ha lavorato con, io mi ricordo per esempio in un film che magari alcuni ragazzi ricorderanno, Un giorno di ordinaria follia Eh beh. con Michael Douglas, dove lui fa questo poliziotto che deve andare in pensione ma non ci riesce perché c'è questo psicopatico che va in giro frustrato a sparare a tutti. Ciao. Eh sì. È Ragazzi, vai, vai. no, è un attore di razza assoluta. Per dare ancora, come dire, un aiuto più facile. Tutti hanno visto Il Padrino, ragazzi, il figlio adottivo e avvocato della famiglia Corleone, Tom Hagen, ok? Robert Duvall. Assolutamente. Al 17 entriamo negli occhi della pazzia, decisamente, con un attore, e anche qui vediamo se sarete d'accordo. Numero 17 della nostra classifica, Christopher Non Walken. sperato, qui sembra non sperato di Murnau o di Herzog con questi Sì, capelli sparati in testa. sì. Guarda, guarda, cioè ragazzi, questa è la maschera più inquietante del cinema americano e non solo, però questo è un attore che ha vinto un Oscar strameritato per Il Cacciatore, film, altro film che va visto, mi raccomando, di Esatto. Cimino, dove fa questo ragazzo che viene buttato in una guerra micidiale, perde completamente la testa, viene fuori il valore dell'amicizia, però poi dopo lui non ha fatto solo questo. Io citerei solo i film con Ferrara, King of New York, per dire, dove è impressionante. Poi lui appena lo vedi, appena appare, è già una presenza. È quello il fatto che è un prezzemolo adattabile veramente in film in cui non te lo aspetteresti. Ovviamente anche Tarantino lo ha preso per fargli fare una parte minima, ma che nessuno scorda. Così come il Cavaliere Errante, insomma, con il Cavaliere Senza Testa, Sleepy Hollow, certo. hai già detto, sì, Ferrara, King of New York, insomma, Christopher Walken, poi La Zona Morta. La zona Ah, morta, ragazzi, ok. Altro La film Zona che va Morta visto va visto assolutamente. perché è uno dei più belli adattamenti, secondo lo stesso Stephen King, da un suo libro. Secondo Sì. lui, proprio. Quindi voglio dire, c'è poco secondo noi da dire. Diteci voi cosa ne pensate, perché Assolutamente Christopher sempre quello. Walken. Christopher Walken al 17, per il 16. Vi ho scelto una foto di questo grande attore, per tornare anche in tema Ferrara, ma di uno dei più grandi attori della storia del cinema, emozionante, eccezionale, ma vi ho scelto una foto un po' particolare, perché ho detto, vediamo un po' chi lo riconosce, dovete aver visto questo film, perché è un altro film che va visto, perché stiamo parlando di Taxi Driver, Taxi Driver. ok? Però stiamo parlando di Harvey Keitel. Io so che tu potresti non parlarne, no? Ale, di Keitel, c'è poco Ma non lo però. so, questo sì, è uno dei miei attori preferiti. Ragazzi, ve lo dico, sì, perché sono spudorato qui. Qui quando lo vedo in Il cattivo tenente di Abel Ferrara penso, vabbè, ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Voglio dire, qui c'ha un look, non so, a metà fra il macellaio e
lo spacciatore che insomma è degno di nota con questa camicchiera e questo cappello. Sì. Qui fa praticamente un pappone, diciamolo, Sì. che sfrutta la prostituzione minorile in un film che obiettivamente è fondamentale. Tra l'altro vince la Palma d'Oro, Taxi Driver, ma tutta meritata perché lì Scorsese cominciava a far capire al mondo chi era, voglio dire. Forse già l'aveva fatto, ma con Taxi Driver proprio è esploso, perché è un ritratto della paranoia metropolitana che è leggendario. Eh sì. Travis, il tassista di Robert De Niro, è un personaggio fondamentale, ragazzi, per capire la contemporaneità ancora adesso, Sì, anche se il film è sì, sì. del 76. Per Quindi capire l'alienazione all'interno della metropoli di un personaggio che prima ha servito la patria e poi non trova modo sostanzialmente di servire in nessuna maniera bravo, se stesso se non assolutamente. eventualmente ribellarsi a quella schifezza che la patria gli propone. Quindi, insomma, un Bravo. film che tra l'altro ha diverse interpretazioni sociologiche, filosofiche, è uno dei Assolutamente. più grandi film, non so se uno dei 10 più grandi film della storia del cinema, però insomma, probabilmente nei 20 ci rientra Taxi Driver, ecco. Io penso proprio di sì, eh. E al 16, quindi Harvey Keitel, al 15 abbiamo un altro signore del cinema, un signore che ha interpretato, ragazzi, dalle commedie che sdoganano per la prima volta un bacio omosessuale, dalle commedie noir come Trappola Mortale, Death Trap, a film di fantascienza come Interstellar ultimamente, oramai nella tarda età. Questo è un altro di quei signori, peraltro, secondo me, non so se anche lui non possa combattere in qualche maniera per una posizione di grandi belli del cinema, ecco, quando era giovane in particolare, Michael No, Caine. no, era bello anche lui, però qui veramente la bravura è tale per cui secondo me qui è successo il contrario. Era talmente bravo che passava in secondo piano il suo aspetto, anche se comunque era bello. Beh, ragazzi, questo è uno degli attori che anche io amo di più, perché lo dico insieme a Keitel. Quando penso alla carriera di quest'uomo qui, penso che ha avuto tutto dalla carriera. Sì. Perché dagli Oscar presi con i film con Woody Allen a Nolan ultimamente, Sì. dove fa questo maggiordomo Alfred che ha reso iconico, a Palmer quando faceva Ipcress ed era la risposta inglese a Esatto, 007. ai noir all'inglese o comunque ai thriller noir all'inglese, cioè un Cioè, ragazzi, ai film di attore. guerra, perché ha Sì. fatto pure i film di guerra. Cioè, io non so, Un attore dalle mille carriere, anche trovo lui. Bellissimo. incredibile l'uomo che vuole farsi re, grande film. Ragazzi, l'uomo che volle farsi re, un film forse un po' più difficile da vedere, un po' più lento, magari, ma meraviglioso l'uomo che volle farsi re. Con Veramente un un altro film, che, insomma, cioè, wow, carriera spaventosa, attore immenso, assolutamente. Arriviamo al 14, quindi stiamo avvicinandoci Alla ai zona primi 10, calda. esatto, con un attore che magari sarà uno dei meno conosciuti, secondo noi, Sì. dalla maggioranza, soprattutto più Vediamo. giovane. Però vediamo un attore, tanto che ha ritrovato un riconoscimento, secondo me, che è facile, come dire, da collegare alla mente grazie al nostro Sergio Leone. Quindi vi dico questo. Però, insomma, un attore anche qua dalle tante carriere. Stiamo parlando di Rod Steiger. Non so in realtà se lui volesse essere chiamato Rod Steiger come Frankenstein, al contrario, però Frankenstein, vabbè. bellissimo, ragazzi. Un attore magari meno conosciuto, ecco, non lo so, diteci la vostra, però per essere così in alto, evidentemente abbiamo ritenuto, anche incrociando le classifiche o consultarci, che effettivamente sia uno dei più grandi attori di tutti i Beh, tempi. io qua vi dico che se non lo conoscete, mi permetto solo nel mio piccolo di dirvi di vedere La calda notte dell'ispettore Tibbs, se Per magari vi è esempio. capitato di vederlo, non solo perché ci ha vinto l'Oscar, ma perché effettivamente è un po' l'emblema di come sapeva costruire un personaggio pure a partire dai comportamenti.
di quel personaggio. C'è questo poliziotto razzista che però si ravvede perché comunque incontra Sidney Poitier, che citiamolo perché insomma pure lui è stato un grande. Si ravvede nello stesso tempo, costruisce il personaggio per comportamenti, mastica la gomma, ha questo andamento lievemente zoppicante. Quindi era molto capace di costruire un personaggio da grande attore qual era attraverso i comportamenti di quel personaggio. Lui era molto in grado di tipizzarli, i personaggi, Rod Steiger, o Steiger. E infatti si vede anche nel suo lavoro nel western, in cui risulta quasi un illetterato ritardato Esatto. che poi cioè veramente un e quindi merita assolutamente una posizione quasi insomma, nella zona più calda della classifica. Assolutamente. E, eravamo al 14 con Rod Steiger e al 13 ritroviamo un altro viso di quelli della storia del cinema e anche qui un attore dalle mille carriere, insomma. Un attore, peraltro, fino credo a 20 anni fa estremamente famoso anche in Italia, forse adesso ovviamente la gestione del cinema, la pubblicità nel cinema ne fa un attore meno conosciuto. Però Robert Mitchum, guardate che sguardo, Robert Mitchum al numero 13 della nostra classifica, quindi siamo lì per arrivare fra i primi 10, eh. Una delle icone per eccellenza del western, ma non solo, pure del noir, perché ha fatto Laura con Preminger, voglio dire. Mi piace citare un film in particolare di Robert Mitchum, che è La morte corre sul fiume. Eh beh, hai detto poco. Ok, io vi invito, esatto, ragazzi, se non l'avete visto, a vederlo, perché è l'unica regia di un altro attore, Charles Laughton, ed è un capolavoro assoluto. Lui fa questo predicatore che ha le nocche delle mani tatuate con love and hate, Sì. amore e odio, ed è un puro psicopatico. Uno di quelli che in una lista dei villain, come si ama dire adesso, dei cattivi della Sì. storia del cinema, starebbe tra i primi 10, credo. Tra l'altro, qua non co come dice Ale per salire in cattedra, ma semplicemente per fare un'osservazione: tutti i giovani, tutti i meno giovani, tutti i motociclisti, tutti coloro che hanno love and hate tatuato qua, ecco, adesso sanno Da dove vieni? da dove viene quel tatuaggio lì, ecco. Robert Mitchum, faccia da donnolo, a me piace chiamarlo perché ha Sì, quello sguardo un po', è vero, è beh. vero, è vero. Però Robert Mitchum al 13, ragazzi, e per stare in tema di grande cinema americano, di grande western, di grandi divi, arriviamo al numero 12, praticamente in realtà parte di una famiglia di divi, ma lui il principale, ovvero stiamo parlando di Henry Fonda, qui in una foto dalla parola ai giurati, che è uno dei film più grandi Capirai, della storia del cinema, ma hai detto poco. Eh però sì. anche qui ovviamente abbiamo C'era una volta al West, insomma, Henry Era Fonda. l'incarnazione dell'eroe buono, Sì. massimamente parlando lui. Però ha fatto pure dei gran cattivi, perché come hai detto, in C'era una volta il West fa un vero bastardo, no? Eh sì. Ma come lo ha fatto in altri film, oppure ha fatto film con un altro attore che citeremo, come Uomini e Cobra, dove fa questo sceriffo che, insomma, ha a che fare con un colpo, un determinato colpo che è stato fatto dove hanno rubato dei soldi. Era l'eroe buono, ma sapeva fare tutto, perché basta Furore, dove veramente è strepitoso. Il film della Grande Depressione, ragazzi, Furore, è quello che la racconta un po' meglio, quel momento economico depressivo dell'America.
Ha dato pure il via a una dinastia poi di attori, Ma perché esatto. c'era Jane, Peter, Sì. Lizzie Ryder, Bridget, insomma, quindi pure una famiglia di bravi attori. Esatto. Io sto ridendo non per Fonda, ovviamente, né per, ma sto ridendo perché so che adesso al numero 11, quindi a ridosso dei primi 10, c'è un attore per cui avverrà uno svenimento dall'altra parte perché se potesse, credo che lo metterebbe al primo o fuori classifica assolutamente. Alessandro, stiamo parlando. No, vabbè. No, vabbè, Stiamo ragazzi, qui mi parlando dello dispiace. Qui 007. ragazzi, esco allo scoperto e dico Sua Maestà Re, perché io quando ero bambino, questa è una cosa, perché quando un attore ti colpisce pure quando sei piccolo, no? E rimani pure per quello molto impresso in testa. Ecco, questo lo dico anche ai ragazzi. Quanti attori ami di più perché ti hanno colpito di più da piccolo? Quando io da piccolo vedevo 007, per me l'unico e solo uomo che poteva entrare in una stanza e dire il mio nome è Bond, James Bond, era questo signore qui, Sir Sean Connery, che però dopo ha dimostrato che era un grande attore perché ha fatto di tutto, Sì, gli Intoccabili, Robin e Marian, che ne so, dicevamo l'uomo che vuole farsi re. Dicevamo Il esatto. Vento e il Leone, altro film in mezzo, cioè faceva, ha fatto dopo 007, che obiettivamente è leggenda, è il mito, ha fatto una carriera da grande attore. Sì. Highlander, cioè in Highlander si vede 10 minuti, ma è Sua Maestà, Sean Connery. Sì, assolutamente. E si è riciclato anche in toni più leggeri negli anni Ottanta, per cui, cioè, non si è riciclato, ha interpretato toni più Certo. leggeri, per cui ed è rimasto attivo fino a tardissimo, Fino con alla fine, grande. sì. Per cui, ragazzi, entriamo nei primi 10 e nei primi 10, al numero 10, Top 10. troviamo un'attrice che è... Sì, probabilmente la più grande attrice, insomma, data la classifica che abbiamo fatto, la più grande attrice di tutti i tempi, che è Meryl Streep, al numero Vabbè, 10 della ragazzi. nostra classifica. Ragazzi, questa credo che è un'attrice che conoscono veramente un po' tutti, soprattutto perché anche adesso ultimamente ha fatto dei ruoli molto che sono diventati, insomma, iconici, come quello nel Diavolo Veste Prada, piuttosto che nella Morte di Fabella, insomma, ha fatto una serie di ruoli adesso Sì. importanti. Prima non ne parliamo, perché questa signora ha vinto 3 Oscar. Non so, veramente non so che cosa potrei aggiungere se non che ha fatto da Silkwood a la Thatcher nel film in cui ha vinto l'Oscar facendo la Thatcher, da La scelta di Sophie a non so, Il cacciatore dove era Di giovanissima, esatto, nuovo, pure esatto. lei ha fatto, pensa, molti non se lo ricordano, ma ha lavorato pure con Woody Allen, sta donna qui, ci ha fatto Manhattan, pensa. Faceva un ruolo minore, ma si vedeva comunque quanto era brava. C'è poco da dire. Ci deve stare perché non ha niente da invidiare ai colleghi maschi, poi. Ed è Assolutamente. una delle più grandi attrici viventi. Sono Assolutamente. d'accordo, sono d'accordo. Per salire al numero 9 c'è un attore che ultimamente è uscito un pochettino dai radar, ma che nonostante tutto, se lo mettiamo al 9, ragazzi, ce ne prendiamo la Un responsabilità, motivo ci sarà. ma secondo me è giusto. E stiamo parlando di Gene Hackman, al numero 9 della nostra Allora, classifica. io citavo Michael Caine e non mi ricordo chi avevo detto, Harvey Keitel. Questo è un Sì. altro di quegli attori, uno dei miei preferiti, perché, mamma mia, ma la bravura immensa, ragazzi, di quest'uomo qui, che ha vinto 2 Oscar, pure lui, per una cosetta come Il braccio violetto della legge di Friedkin, dove fa Popeye, papà Doyle, a Gli spietati del grande Clint, dove fa un bastardo senza ritegno, ma in mezzo ci ha messo La conversazione di Coppola, ci ha messo Stringi i denti e vai di Brooks, ci ha messo, non so, di
di tutto e di più. Ha fatto dei ruoli indubbiamente importanti, ma un altro di quelli che ha creato una carriera, tu sarai d'accordo, senza commento. Sì. Non c'è dubbio. Visto che hai citato gli Spietati, ovviamente una menzione fuori categoria, perché l'avevamo visto dentro le classifiche dei primi 30, ma ci è sembrato onestamente ingiusto mettere Clint Eastwood come attore in una classifica, esatto, dei primi 30. Però come regista sicuramente ci sarebbe stato. Come regista, magari anche fra i primi 20, oramai, alla luce della storia. Ma pure fra i primi 10. Pure fra i primi 10. Per cui, voglio dire, al numero 8 arriva l'alter ego di Jack Lemmon, di cui abbiamo parlato prima, dove Jack Lemmon è il nevrotico uomo del popolo, l'uomo senza troppe pretese, l'uomo con tante paranoie, l'uomo che... Dall'altra parte abbiamo al numero 8 l'uomo invece della lasseria, del divertimento, c'è sempre una soluzione, non stiamo a pensare al domani, però comunque uno dei più grandi attori di tutti i tempi, un uomo con la faccia in cui non c'è una ruga, Walter, sì, Matthau. Tutta una ruga, sì, questa era l'alter ego, l'altra metà della mela di, esatto, Jack Lemmon. Lui faceva lo scorbutico, sì, faceva quello che brontolava sempre, però era sarcastico, ironico, esatto, tagliente. Questo signore ha fatto dei film dove si ride ma si pensa, anche a parte La strana coppia insieme appunto a Jack Lemmon, ma ha fatto un film dove per esempio ha dato modo di capire, di far capire al pubblico quanto fosse bravo anche nel drammatico, che Charlie Barrick. Charlie Barrick, bellissimo. Di Don Siegel, dove fa quest'uomo che viene truffato e però si vendica, con un piano di vendetta diabolico che assomiglia a quello del cane di paglia. Cioè, è un film, un attore, scusate, che ha fatto ridere a crepapelle, però sempre con intelligenza, veniva fuori molto la sua intelligenza, tanto, tantissimo. Sì, sì, sì. Suoi film. Sì, sì. E vabbè, il sodalizio lavorativo con Jack Lemmon è durato una vita intera. Tra l'altro, vabbè, il rompiscatole. Ha fatto anche un bellissimo film natalizio che vi consiglio, con... il film si chiama Come ti ammazzo un killer, che è una commedia abbastanza leggera degli anni 80, con un sodalizio che secondo me poteva essere portato avanti di più, ma poi non ha trovato altri sbocchi importanti, con Robin Williams, la coppia in cui Robin Williams in qualche maniera fa una porzione delle immagini che evocava Jack Lemmon, ma la fa in maniera ancora più nevrotica, eccetera. Certo. Bellissimo film divertente in cui, insomma, Robin Williams pensa di doversi armare, di andare a fare un corso di sopravvivenza terrificante per un'America che decade, e Walter Matthau si trova coinvolto in questo sventare un omicidio, poi si trovano acchiappati assieme nell'affrontare questa situazione. Bellissimo film, fra virgolette, natalizio. Certo. Come ti ammazzo un killer. E siamo al numero 8, e quindi oramai siamo molto in alto, e al numero 7, ragazzi, al numero 7 c'è un attore che io e Alessandro ci siamo detti, ma non c'è nei primi 50, nelle classifiche che abbiamo visto, ma come cazzo si fa? Cioè, stiamo parlando, noi l'abbiamo messo al 7 e qui l'abbiamo introdotto perché non lo trovavamo. Stiamo parlando di un attore dei più grandi di tutti i tempi, l'uomo dalla fossetta nel mento, padre di una stirpe di fossette nel mento, Kirk Douglas.
un altro uomo dalle Questo mie è invece cadere. l'attore preferito da mio padre, per esempio. Questo, non so, guarda che sicurezza. È l'attore più sicuro di sé che ho mai visto, del suo carisma, della sua presa sul pubblico. Gaglioffo, mi verrebbe da dire. Sì. Era veramente qualcosa, cioè era in grado di fare qualsiasi cosa, era impressionante anche lui. Ha fatto dal trombettista al soldato, una roba veramente incredibile è stato in grado di fare. E con tutti, da Kubrick ai western, Sì. ai film drammatici, è stato, Ha fatto dei insomma, film per la Disney, con cioè. Billy Wilder, dei film con la Disney, è stato in grado di fare qualsiasi cosa, è impressionante. E non ha vinto mai un Oscar, ragazzi. Lo so. Secondo Questa è me questa una cosa veramente che quando io ci penso la trovo scioccante. E Veramente. questa energia che lui trasferiva nel modo in cui affrontava il suo lavoro, secondo me, ragazzi, ci butto lì una chicca spirituale, e questo suo atteggiamento nei confronti della vita l'ha portato a morire, 4 anni fa a 104 anni. Cioè era praticamente, era lì che lui diceva: quando arriva, arriva. Ma io non mi preoccupo di nulla. Lui è stato veramente Kirk Douglas, e forse Sì, questo è è anche il vero. segreto No, è vero, è stato fino alla fine, sì, è vero quello che hai detto, l'ha aspettata la morte, perché aveva vissuto tutto, cioè, sia nella carriera che nella vita, quindi incredibile, ci deve stare Kirk Poco da Douglas. dire, e ci deve stare al 7. A parte che, ragazzi, chi di voi non ha visto Spartacus? O che non conosce la sua interpretazione di Spartacus, ma comunque ne ha fatti tantissimi, però veramente poi il sodalizio con Kubrick, stiamo parlando veramente di un attore fra i più grandi. Siamo arrivati al 6 e siamo arrivati a un altro grandissimo attore che molti considerano semplicemente molte volte un caratterista di facce e caratteri da matto, da psicopatico, ma è stato, insomma, lo mettiamo al 6, un motivo ci sarà. Stiamo parlando di Anthony Hopkins, No, vabbè. numero 6 della nostra classifica, all time. Allora, questo Sir Anthony Hopkins, un altro col curriculum teatrale, va bene, ragazzi, spaventoso. Io veramente. Allora, io vi dico soltanto una cosa. Nel mio piccolo vi invito a vedere, se vi capita, un film che si chiama Il Leone d'Inverno, ma ve lo dico perché c'era lui con attori che erano vecchi allora, come Katharine Hepburn. Che non era proprio vecchia, però c'aveva già qualche anno, Peter O'Toole, c'era un passaggio di testimoni. Che a Peter Poi, O'Toole non abbia messo in classifica, comunque, vabbè. dopo è venuto lui e ha fatto che cosa? Film come Il silenzio degli innocenti, dove ha reso Hannibal Lecter iconico, voglio dire, dove ha imposto ruoli come leggende. Però non ha fatto solo quello, gli faremo un torto, non ha fatto solo Il silenzio degli innocenti, ha fatto ogni genere di film con Ivory, Casa Howard piuttosto che Quel che resta del giorno, dove fa questo maggiordomo che spreca, tra virgolette, la sua vita nel grigiore del suo lavoro. Magic, dove ha questo pazzo che prende il sopravvento sulla sua vita e lo manovra, insomma, ha fatto anche film di genere. Carriera completa, attore immenso. Consiglio un film bellissimo del 2020 di Anthony Hopkins, che è The Father, il padre, in cui lui si misura con quelle che sono le tragedie dell'Alzheimer, in modo surreale. Bellissimo film, The Father, del 2020 Assolutamente, di Anthony Hopkins. assolutamente sì. E, 5, siamo al 5, siamo quasi Sì. sul podio.
Abbiamo un grandissimo attore. Oramai, vabbè, c'è poco da dire, insomma, però siamo nei primi cinque, e iniziamo con Dustin Hoffman. Io non so, qua dovremmo passarvi dicendo cosa volete dire di Dustin Hoffman. Ma cioè, anche qui, ragazzi, è quasi imbarazzante dover rendere conto di carriere del genere. Imbarazzante, dico chiaramente, cercate di capirmi. Lui è, cioè, anche lui una star libera, che ha fatto per esempio un film come Tutti gli uomini del presidente, che obiettivamente è emblema di quella libertà e di quella volontà di essere partecipi anche della vita politica, non solo attori, ma anche persone, voglio dire, attive nel pensiero degli altri. Lui, insieme a Redford, ha fatto questo film, Ma è il piccolo grande uomo, per esempio, e soprattutto, ragazzi, questo lo invito i ragazzi, se non l'hanno visto, perché è un film che va visto per capire com'erano i giovani di prima e come siete voi adesso, che è il laureato. Esattamente, lo Io, sapevo che avresti ragazzi, detto se non l'avete visto, questo. avete ragione, perché magari siete giovani ed è normale, ma vi invito a vederlo perché dovete capire com'erano i ragazzi alla loro età e come siete voi adesso. In quel film, Dustin Hoffman faceva questo neolaureato che non sa che cosa fare della sua vita. Quanti sono così anche adesso? E ha una famiglia che lo spinge a fare quello che non vorrebbe. Lì dietro c'era un grande regista come Mike Nichols, c'erano grandi attori, c'era Anne Bancroft che è diventata Mrs. Robinson per tutta una generazione, che lo seduce, no? A questo ragazzo giovane. Però Dustin Hoffman con quel film ha iniziato ad essere l'emblema di qualcosa, non è solo un attore, è stato emblema di qualcosa. Beh, per quanto riguarda il risveglio e la riflessione sociale, Rain Man, dell'88, già fine anni 80, in cui fa una Esatto. parte che riguarda l'autismo, insomma, incredibile. Papillon, Kramer contro Kramer. Esatto. Poi ha partecipato anche a dei film, voglio dire, di tutt'altro genere, come, insomma, ha fatto il Capitan Uncino. Insomma, è un attore che merita. Cioè, Sleepers Sleeper, Madonna mia. dove è in un cast, vi invito a vederlo. Dove c'è Vittorio Gassman, c'è il nostro Vittorio Gassman in Sleepers. Quindi, insomma, di cosa stiamo parlando? Come fanno a starci? Secondo me, ragazzi, poi chiaramente direte la vostra. Allora, al numero 4, quindi prima di arrivare sul podio, Rullo abbiamo. dei tamburi. Eccolo Vabbè, qua. c'è. Vediamo se saranno d'accordo, perché ultimamente ho visto una vena di devalutazione Beh, di perché in Robert De effetti, Niro. allora, io inizio subito dicendo che il fatto che quest'uomo sia una leggenda, credo che nessuno lo metta in discussione. Uno che partecipa a film come, non stiamo qui a dirlo, Il Cacciatore, Il Padrino Parte Seconda, piuttosto che Taxi Gli driver. Intoccabili, poi tu mi aiuterai perché sono talmente tanti che voglio dire, i film con Scorsese, perciò Quei bravi ragazzi, perciò Casinò, ragazzi, vi prego, non stiamo qui a discutere, secondo me almeno, che Vabbè, quest'uomo taxi sia driver che abbiamo citato prima, ovviamente, che Taxi Driver. probabilmente c'è. Non stiamo qui a discutere se questo sia un mito, questo attore, però forse capisco quando dicono che si sta un po' buttando via ultimamente, prendendo parte a dei film, insomma, obiettivamente proprio brutti. Anche Questo sì lo dico pure a delle io. commediole piuttosto Se che purtroppo questo è tu mi passi indiscutibile. dal Cacciatore a Nonno Scatenato con Zac Efron, voglio dire. Sì. Ragazzi, prima di arrivare al podio, quindi 3, 2, 1, volevamo fare delle menzioni. Come dire, di rilievo, perché è importante, non le abbiamo messe in classifica per vari motivi. Un po' perché non è possibile metterle in classifica se non metterle al numero uno, per vari motivi.
un po' perché probabilmente non rientrano in termini di attorialità a dei livelli da rientrare nella trentina, però contemporaneamente hanno fatto dei ruoli o hanno stabilito una memoria cinematografica tale Assolutamente. da dover essere inclusi. In più c'è anche una citazione molto curiosa che abbiamo preso da una classifica che abbiamo trovato, che lo metteva in classifica. Adesso vedrete di chi si tratta. Come attore, secondo me non è male come provocazione, ecco. Allora, la prima non è una provocazione, ma è un attore che ha fatto, voglio dire, un ruolo, più ruoli, ma un ruolo in particolare che è rimasto nella storia del cinema. L'attore è questo signore qua, è Rutger Hauer, un viso assolutamente, come dire, non è possibile dimenticarsi in particolare alcune delle sue interpretazioni, ma una, se non questa, che magari alcuni ragazzi e ragazze degli anni Ottanta ricorderanno, questa sua interpretazione in Lady Hawk, che tanto è piaciuta in termini anche di piacere, tra virgolette, femminile. È evidente che Rutger Hauer è noto per probabilmente quello che è il monologo più famoso della storia del cinema, o del cinema fantascientifico, ecco, mettiamola così, perché ha interpretato evidentemente Roy Batty, il capo del gruppo di cyborg che fanno un ammutinamento in Blade Runner, Allora, finale. questo è un ruolo che basterebbe per imporre a livello proprio, non dico di classifica, ma nelle citazioni lui, perché il monologo di cui parliamo è quello di Blade Runner, molti ragazzi lo sapranno, perché molti ragazzi lo conoscono, Blade Runner, giustamente, perché è un film talmente incredibile che ancora adesso dialoga al presente, dialoga con noi. Roy Beatty è un personaggio che il Signore qui presente ha reso immortale, più forse di Ridley Scott, perché lo ha Sì. proprio adattato a sé come un vestito. Poi però c'è pure Lady Hawk, sì, di Donner, dove lui fa Etienne, questo cavaliere oscuro innamorato di Sabot, Michelle Pfeiffer, che è una storia d'amore indimenticabile. Sì, va citato perché, a parte per questi due ruoli fondamentali, ma pure per tutta una serie di ruoli che, per esempio, ha fatto con Verhoeven, Sì. che è il regista dei futuri Robocop, piuttosto che di altri film molto belli. Occhi di ghiaccio, carisma indubbio, quindi sì. Tra l'altro, bisogna sempre ricordare la strana e triste, curiosa faccenda del dettaglio che in Blade Runner gli anni di vita dati a Roy Batty erano 4, come tutti Sì. quegli androidi, quindi dopo 4 anni sarebbe avvenuta la morte. Lui muore nel 2019 nel film, e effettivamente ha rispettato, come dire, i tempi, perché è morto esattamente nel 2019 Rutger Hauer, sollevando tutta una serie poi di chiacchiere, Di ovviamente, teorie, esatto. online. L'altro signore di cui vogliamo fare una notabile menzione è questo signore qua. Vediamo se lo riconoscete subito. Ovviamente, adesso non diciamo subito il nome, ma vi faccio vedere lui con questo viso che è la pazzia totale pura, come mi diceva giusto Alessandro prima. Poi ve lo faccio vedere come si vestiva da giovane, diciamo così, e poi, per chi ancora non avesse riconosciuto questo personaggio, lo facciamo vedere nel personaggio di uno dei film più celebri della storia del cinema, che è Arancia Meccanica, Clockwork Orange di Stanley Kubrick, e stiamo parlando di Malcolm McDowell. Allora, qui Alex è Malcolm e Malcolm è Alex, ormai, perché Esatto. la gente non credo che riesca più a scindere le due cose, quindi figurati un po' quanto ha inciso. Il film, il libro, Kubrick, Vargas, cioè, vedete un po' voi, ma insomma, il look, nelle magliette,
nei videoclip, nei libri, sta dappertutto, è ovunque, è un'icona che è ovunque, quella di Alex, con quest'occhio Sì. truccato, la bombetta, la mazza, il bastone. McDowell ha fatto altri film dopo, però era veramente difficile superare questo. Sì, Impossibile, direi. decisamente. Un'altra menzione necessaria prima di arrivare al podio è ovviamente quella di Marilyn, che non si poteva includere all'interno di una classifica, Amore anche mio, perché, cioè, non c'è molto da. Marilyn è stata innamoramento collettivo. Ancora adesso parliamo del suo mito, del perché ha fatto la fine che ha fatto, purtroppo. Si è stata messa in mezzo a storie politiche con i Kennedy, insomma, lo sapete tutti, non ve lo devo dire io. Il complottismo, cosa c'è dietro la morte di Marilyn, se veramente è stato un suicidio oppure no. Marilyn ha avuto una vita per certi versi terribile, perché è stata ampiamente sfruttata, però la sua luce ha sempre illuminato incredibilmente lo schermo e le vite degli spettatori, perché c'erano addirittura attori gelosi quando facevano i film con lei, come Lorenzo Olivier, che pare avesse litigato con lei perché sul set del Principe e la Ballerina le attenzioni erano tutte per lei, Cioè, ma vedi era tu. anche normale. Però va detto, io lo dico, mi prendo la responsabilità, che Marilyn era tanto brava quanto si voleva, tanto bella quanto si voleva pure brava. Sapeva essere brava, specialmente nella commedia. Che è il motivo per cui la includiamo non semplicemente per il suo, come dire, Aspetto. charm e aspetto. Un altro attore che dall'altra parte ha fatto esattamente, ha avuto il valore, potremmo dire, uguale contrario, però in termini maschili, per quanto riguarda la gioventù, ecco, se non altro, anche perché ha fatto solamente 3 film nella sua vita e poi si è spento giovanissimo, è quest'uomo qua. Era quest'uomo qua, insomma, chi Tre non conosce. film bastano per fare il mito, ragazzi. I film sono Gioventù bruciata, La Valle dell'Edene, Il Gigante. Io vi inviterei a rivederli se non l'avete visti tutti e tre, perché sono tre bei film, soprattutto. Io lo dico perché voglio essere onesto, non ho mai particolarmente amato Il Gigante, ma questo è un problema mio, ma non per lui, per il tipo di film. Gli Sì, altri due sì. sono due capolavori, dove lui faceva vedere quello che sarebbe potuto diventare, già, il metodo, l'actor studio, e quindi la sua recitazione nervosa e sofferta. Poi Sì. James. un'icona. Vabbè, ovviamente non abbiamo detto il nome, ma stiamo parlando, ragazzi, spero che sia abbastanza evidente, stiamo parlando di James Di Dean. James Ecco. Dean. E qui c'è la provocazione. Inserito nella classifica. Inserito nella classifica che abbiamo visto che c'è, però mi ha detto lo teniamo. Era inserito, ragazzi, al numero 30, 30 degli attori di tutti i tempi era inserito. Abbiamo, attenzione, qua veramente rullo di tamburi, Eh abbiamo sì. abbiamo Silvio Berlusconi, il Silvione. Vabbè ragazzi, qui ce lo saprete di voi. Secondo me un fondo di verità c'è, perché in fondo questo signore qui le sue recite l'ha fatte, quindi Alla grande proprio però chiaramente sì ragazzi questa è una provocazione, poi ne parliamo tutti insieme. Ovvio, per sì sì però ridere. l'abbiamo tenuta perché effettivamente insomma suonava divertente, ecco, E metterlo fra direi gli di altri, sì, eh? e anche perché poi praticamente arriviamo al Gotha, che non abbiamo potuto mettere in classifica perché attore, sceneggiatore, regista, qualunque cosa, vabbè, Orson Welles. Il re del cinema, probabilmente, di tutti i tempi, ecco. Tra i 100 film più belli del cinema, Quarto Potere è sempre uno dei primi, il primo forse. Sì, poi lì Infernale Willa. Di eccezionale, sono tutti film che cosa stiamo andrebbero parlando? visti, veramente, Rapporto Confidenziale. Lui veramente, poi ha inserito la capacità multiartistica, la sperimentazione delle riprese, insomma, ha
tutto campo, veramente. Orson Welles è sicuramente è riuscito a far credere radiofonicamente agli americani di essere invasi dagli alieni. Assolutamente. Cioè, Vabbè, voglio una dire, beffa colossale. veramente Orson Welles è lì praticamente non è il primo, perché il primo rimane quello che vi faccio vedere adesso, ma semplicemente per una questione che se andate a vedere in tutte le classifiche storiche, eccetera, e anche per lo charm, e anche per la capacità interpretativa, e per i film che ha fatto, e per la storicità, evidentemente quest'uomo, Humphrey Bogart, è la star del cinema più importante di tutti i tempi e ovviamente l'abbiamo messo fuori classifica. Suonala ancora, Sam. Cioè, Esatto. questo voglio dire. Vabbè, C'è poco da assurdo. dire, C'è poco poco da da dire. dire. Qui lo vediamo, come dicevamo prima, con la moglie, di cui non abbiamo citato alcuni film. Lauren Bacall era moglie di Humphrey Bogart. E poi ve lo faccio vedere anche in una foto che, come dicevamo con Ale, è qualcosa veramente di iconico, perché rappresenta Humphrey Bogart al 100% con questa sigaretta, con questa eleganza e anche con quella ombra. Da studios degli anni 40, che è qualcosa di incredibile. Ecco, Humphrey Bogart è sicuramente la Vabbè, star più io importante. ragazzi, che cosa? Basta una foto del genere a dire tutto, voglio dire. Siamo arrivati al podio, dunque, siamo arrivati al podio, siamo al numero 3. E adesso vediamo se siete d'accordo con noi. Su 3, 2, 1. Attenzione, al numero 3 della classifica degli attori di tutti i tempi c'è Al Pacino. Numero Beh, 3. era dura, però siamo arrivati, ragazzi. Adesso si danno le medaglie. Questo, vabbè, so, ragazzi, vedete voi, è un Cosa attore che ha vinto un solo Oscar, uno scandalo. Però ci doveva essere. Non saprei da dove inizio, che cito? Il Padrino, quel pomeriggio di un giorno da cani? Che cosa cito? Insonnia? Adesso, ultimamente, che cosa vado a citare? Il profumo di donna per il quale ha vinto l'Oscar? Mimetico, nervoso, se doveva, serpico, poliziotto, che si infiltra in Cruising di Friedkin. Sì. Immenso. Terzo, per me, strameritato. Assolutamente. Terzo, perché qual era il punto? È che non sapevamo e vediamo le vostre reazioni perché eravamo indecisi se metterlo, eravamo abbastanza decisi sul numero 1, ma eravamo indecisi se metterlo in realtà al posto numero 2 o al posto numero 3, Al Pacino. E alla fine abbiamo deciso per un qualcosa che potrebbe sembrare una provocazione, ma in realtà per la grandezza dell'attore. Fate un po' i conti su chi non abbiamo ancora nominato, ragazzi. Vedete Comunque, voi? al numero 2, al numero 2 c'è l'eterna maschera di Hollywood. Veramente, quest'uomo qua, Mr. al numero Jack. 2. Due della classifica di tutti i tempi. Dico solo un aneddoto. Una volta ho visto il making of di Shining. Allora, ragazzi, credo siamo tutti d'accordo, l'abbiamo visto quasi tutto. Chi non l'ha visto lo può vedere, cioè non è un crimine, se lo vede, perché secondo me se lo deve vedere. Questo uomo qui era capace di ridere il minuto prima e il minuto dopo, quando si accendeva la telecamera, di fa un psicopatico, perché c'è in questo documentario un pezzo in cui lui sta discutendo, ridendo, poi Kubrick dà il Chuck, lui viene ripreso e si trasforma in Jack. Come se fosse posseduto, sì, Come come se se fosse fosse possedere. posseduto, Bravo. sì. E la stessa cosa ha fatto i ruoli come Qualcuno volò sul nido del cuculo, Qualcosa è cambiato, piuttosto che Codice d'onore, o piuttosto che Easy Rider, dove era all'inizio ma già era un mito. Di cosa stiamo parlando? Come fa a non esserci fra i primi tre? Un uomo che ha vinto tre Oscar, tutti meritati, in Voglia di tenerezza fa sto pilota alcolizzato. Unico. No, ma poi parti piccole, parti grosse, parti divertenti, parti satiriche, parti grottesche, parti No, drammatiche. lui veramente, ragazzi, non mi puoi citare una parte, non so che non ha fatto.
Jack Nicholson, dunque al numero 2, diteci se siete d'accordo intanto su questo numero Sempre. 2 e numero 3, che cosa ne pensate? Perché arriviamo, siamo arrivati al numero 1. Al un podio. Uomo, un uomo che ha fatto del cinema forse il giusto corrispettivo di Gian Maria Volonté, citato, è qua, nel senso che la partecipazione, l'unicità... Sta al primo perché vai, chi lo dice? Chi lo dice, dico il nome? Chi lo dice? Ah, tu, dillo tu. Io... Ah no, va bene. Sta al primo perché è straripante, lo definirei. Cioè, se è un ingordo di è stato un ingordo di vita, di passione, di recitazione portata a livelli maniacali, di bizze, di liti, tutto ci ha avuto questo uomo. Di partecipazione politica e sociale. Politiche e sociali. Ha mandato un'indiana a prendere il suo Oscar al posto suo. Ragazzi, parliamo di un mister solo e unico, Marlon Brando. Al primo c'è lui. Ecco, assolutamente. Con questa faccia strafottente che se ne fotteva del mondo. Un uomo che non ha mai avuto problemi a dire che lui ha fatto di tutto nella vita, anche... permettetemi sessualmente parlando, non ci ha mai avuto problemi a dire che la sua vita era libera, cioè è un tipo di persona che, insomma, questo per dire che si mangiava la vita perché la viveva a morsi, l'addentava più che viverla, ma era una grande personalità, sì, per questo secondo me primo, era prepotente, ragazzi, sì. Quando urla stella in un tram che si chiama Desiderio con quella canottiera che poi si sono comprati tutti gli uomini, quando fa Terry Malloy in Fronte del Porto, quando fa Il Padrino, ragazzi, che cosa di cosa stiamo parlando? Ti ho fatto un'offerta che non puoi rifiutare, con questa ovatta in bocca, dice la leggenda, sì, che lui si dice, sì. Quando fa Kurz in Apocalypse Now, sì. In Apocalypse, e esce dall'acqua come se uscisse dalle tenebre, sì. col cranio rasato. Come se uscisse mito. Da un girone dell'inferno, un sul mito... vocabolario dovrebbero scrivere mito uguale Marlon Brando. Decisamente. Diteci se siete d'accordo, ragazzi, ovviamente, perché... Ma beh, certo, è ovvio. Sono stato un po' troppo di parte. Vabbè, però, insomma, Marlon Brando, io non lo so, univa tutto quello di cui abbiamo parlato probabilmente finora, compresa anche, insomma, mandare una nativa a ritirare il suo Oscar come... C'è poco da ridere, però. Cioè, importante, gesto importante, perché ha voluto rimettere al centro del dibattito le minoranze. Esatto. Guardate anche le interviste che ci sono... su YouTube, eccetera, un personaggio veramente assolutamente unico, quindi Marlon Brando noi lo mettiamo al numero uno. Number e voi one. E voi diteci che cosa ne pensate. Che cosa ne pensate? Ragazzi, abbiamo fatto una diretta veramente lunga, fiume 1:35, quindi adesso ovviamente vi salutiamo, aspettiamo anche tutti i commenti sui canali, su Telegram, su ovvio, mi raccomando qua. E è probabile che con Cinepatia andiamo in pausa estiva, adesso non l'abbiamo ancora deciso, però è possibile che andiamo in pausa estiva adesso per un mesetto, vediamo un attimo, ovviamente vi farò sapere tutto quello che c'è da sapere. Nel frattempo, per questa serata, per questa classifica unica, vi ringraziamo per il seguito, se vi è piaciuto, se vi piace. Grazie a tutti, diciamo, ragazzi. Come al solito mettete un like e seguite il canale, e io ringrazio Alessandro perché grazie questa sera ci abbiamo messo decisamente più del nostro, ecco, rispetto all'altra volta per fare questa classifica, ma era doveroso anche scontrandoci, anche mettendo Nicholson a questo punto, a questo posto numero 2, vediamo che cosa ci dicono gli amici. E vi salutiamo, dai, buonanotte, ci vediamo dunque con gli aggiornamenti e con tutto, con Cinepatia, il cinema che non si può non vedere. Ciao ciao, buonanotte. Buonanotte a tutti. Ciao ciao.